Andiamo a vedere come vuole giocare Modena sulla battuta di Jeroncic. Abbiamo la ricezione, seguiamo la ricezione precisa questa volta per Soli che riceve la palla e qui arriva il primo tempo di Heller. Vediamo i due uomini e vediamo quanto gioca il primo tempo. Vedete, palla al primo tempo e palla che viene difesa da Trento. Continuiamo l'azione, la palla torna sul campo di Modena. Ecco qui Murillo che fa l'appoggio. A questo punto torniamo a vedere comunque le varie possibilità che ha Modena di attacco, che sono tre più il primo tempo, però vedremo anche questa volta che comunque Soli, andiamo da vicino, vedrete, torna ad attaccare il primo tempo. È una chiara tattica di partita in questo inizio di partita, scusate le due parole di seguito, però vuole giocare. Andiamo a vedere proprio questa rotazione. Praticamente Heller, che ha fatto una grande serie, che cerca di battere su Wijnarski, perché Wijnarski è prima linea per metterlo in difficoltà. Andiamo a vedere in questa azione che però Wijnarski stavolta riesce a mettere la palla buona, vedete qui, per Gerbic, palla perfetta. A questo punto Gerbic ha tre possibilità per dare l'attacco. Il muro di Modena, vedete, è piuttosto stretto al centro, però la palla va a Wijnarski qui in zona 4, una super, e qui c'è il grande capolavoro di Wijnarski che abbiamo commentato prima. Andiamo da vicino a vederlo, il capolavoro, perché mette veramente, a parte il grande balzo che fa, va a mettere una palla in diagonale stretta veramente imprendibile. Riapriamo, guardiamo dove va la palla, vedete che va a finire in un'area dove è impossibile riuscire a prendere la palla. Andiamo a vedere come Modena sta mettendo in difficoltà Trento. Qui vedete Sartoretti a servizio, che è entrato benissimo, ma quello che voglio sottolineare è che non solo il servizio. Qui vediamo Bari che comunque riesce a tenere la palla, Gerbic che deve correre perché la ricezione non arriva sempre vicino a rete, però a mio modo di vedere, adesso vedremo l'alzata che andrà alta in questa zona, come si compone molto bene il muro di Modena. Vedete il muro che si compone in maniera perfetta, vedete, chiude tutto lo spazio e c'è lo spazio giusto per i difensori. Questo è lo spazio cieco dove la palla non può cadere, quindi lavora benissimo Modena. Addirittura in questa azione riesce anche, vediamo dall'altra inquadratura, a mettere giù un muro vincente con una serie di importanti giocatori in copertura. Quindi grande battuta, ma poi c'è anche dell'altro. Gli schemi d'attacco di Gerbic, ecco qui Gerbic con la palla che la sta ricevendo. Vediamo praticamente le possibilità d'attacco che ha dal centro, primo tempo, da dietro, ma anche un interessante incrocio di Wijnarski. La squadra si muove, vedete, decide Gerbic di dare il primo tempo. C'è il muro di Modena perché è abbastanza vicino, riesce a rigiocarla, ma andiamo a vedere, la palla torna perché Modena non riesce sulla ricezione perfetta a costruire in maniera importante. Guardate anche il muro di Trento come gioca con intelligenza su un attacco improbabile di Murillo, che rallenta il colpo, il muro lascia passare la palla. E sul secondo attacco vedete che Gerbic aveva appena giocato, vi ricordate, il primo tempo. Stavolta invece apre il gioco ed è difficilissimo fermare un giocatore come Kaczynski, soprattutto quando appena prima è stato giocato un primo tempo dal centro. Andiamo a vedere Dennis, che qui vediamo in ricezione, che darà la palla a Soli. Come lavora bene, nel senso che qui la ricezione, per dire, non è perfetta, però vedete che lui si muove molto bene passando dietro a Soli e gioca una palla, andiamo a vedere da vicino, non semplice perché è molto bassa questa palla e molto veloce. La riesce ad attaccare bene nonostante un muro piazzato discretamente di Trento, vedete. La palla torna in campo e andiamo a vedere qui invece la giocata migliore che fa Soli, e andando da vicino guardiamo soprattutto come va ad ingannare Jeroncic. Guardate con attenzione Jeroncic, che
con palla in mano a Soli in questa zona, fa un piccolo movimento verso sinistra. Facendo quel movimento praticamente lascia andare libero Dennis, che si trova col muro a uno con Jeroncic qui in grande ritardo e fa un gran punto. Spieghiamo una delle finte più usuali, qui vediamo Bari che dà una ricezione perfetta per Gerbic. A questo punto andiamo vicino e guardiamo cosa succede. Vedete il primo tempo, che è questo, viene giocato lontano dal palleggiatore, di solito si chiama 7 questa palla. Per fare che cosa? Per cercare di spostare l'uomo centrale che è Heller verso il primo tempo. Tutto vorrebbe, è fatto apposta da parte di Gerbic per spostare il gioco verso la finta. In realtà che cosa fa Gerbic? Apre il gioco dietro, però vedete che è molto bravo comunque Heller, che rimane fermo, apre il gioco dietro, andiamo a vedere, e va a far attaccare Nikolov, che attacca sì col muro a due, però guardiamo da vicino e vediamo che è un muro a due molto scomposto, con un grandissimo spazio qui per poter passare per Nikolov. Questa è una delle finte più classiche della pallavolo. Ecco qua la battuta del Trentino che cerca di battere in questa zona, perché qui c'è Dennis in prima linea e qui c'è Murillo. Lo fa molto bene, però vedete che Murillo si sposta per andare a prendere la palla, vedete che praticamente tiene quasi tutto il campo, rimangono solo 2 metri scarsi per Dennis, che può applicarsi per l'attacco. Detto questo, vediamo come apre il gioco molto bene Soli per Dennis, che sta giocando un set strepitoso, e come il muro di Trento si muova un pochino in ritardo in questa occasione, e con la palla perfetta che arriva Dennis lì sopra in un momento così eccellente, vedete c'è spazio un po' troppo tra i due uomini a muro ed è proprio lì che va ad attaccare Dennis, colpisce la mano alta del muro e la palla schizza in tribuna, imprendibile. Sì, andiamo a vedere. Andiamo a vedere come si muove il muro di Cuneo, vedete sulla buona ricezione di De Marchi, vedete come stanno tutti attenti all'attacco frontale dalla parte, diciamo, anteriore, infatti ci sono 2 uomini che marcano da questa parte, invece Esco prova a giocare all'indietro, perché? Perché all'indietro c'è Perazzolo, Perazzolo uomo di cui abbiamo parlato tanto, vedete piazzato benissimo però con un solo uomo a muro, e qui devo dire che il suo primo attacco della partita è un attacco importante per la sua fiducia, vedete che passa bene contro tra l'altro un bravissimo Weisman e trova il primo punto importante per il suo morale e per la sua squadra, e mette un po' in difficoltà il muro di Cuneo, che in realtà lo stava lasciando lì. Scuse, andiamo a vedere, giocata spettacolare. Questo è Gonzalez, vedete la palla che gli arriva nelle mani, perché salta moltissimo e riesce a servire qui Felizardo al centro, Gonzalez, vedete la grande distanza tra i due uomini ed è altamente spettacolare la palla, perché vedete come vola alta, guardate l'altezza tra la palla e la rete è veramente eccezionale, e come riesce a trovare una palla vincente. Volevo anche farvi vedere un'altra giocata, quella del fallo di posizione. Qui dobbiamo guardare Lasco, che è in questa posizione, non deve uscire prima che l'uomo del servizio, che è in questa zona, tocchi la palla. Ecco, noi andiamo a guardare il tocco della palla in questo momento, vedete che Lasco è fuori dallo schermo, completamente fuori dal campo, quindi fallo fischiato giustissimo. Andiamo a vedere un'ottima giocata di Padova, vedete dopo la ricezione che va direttamente al palleggiatore, ad Esco, vediamo che c'è una serie di soluzioni per lui in attacco, ha una soluzione per zona 4, una soluzione per zona 3, una dal centro e un'altra dietro di lui. Sceglie di fintare, vedete che il muro di Cuneo gioca molto vicino al palleggiatore in questa zona, e sbaglia la scelta perché Esco dà la palla a De Marchi. De Marchi bravissimo, mi sta piacendo molto come gioca quest'oggi,
La palla non è facile perché poi in qualche modo il muro chiude, andiamo a guardare da vicino, vedete, non c'è tantissimo spazio, ma lui riesce ad infilare la palla tra i due uomini a muro. Strepitoso Weismans, vedete qui battuta di De Marchi, ottima battuta, vedete che va verso l'esterno. Andiamo a vedere da vicino il grande gesto atletico. Questi sono i palloni più difficili da ricevere perché sono completamente fuori dall'asse del corpo, quindi molto molto difficile questo gesto tecnico di Weismann, che l'ha salvata benissimo. Rimette la palla in gioco in qualche modo, la palla gli viene alzata da lontano, vedete che la parabola è difficilissima, qui l'uomo è sui 9 metri, gli mette la palla vicino a rete, si piazza bene il muro di Padova, lascia uno spazio qui in parallela, ma credetemi amici, è difficilissimo andarlo a trovare dopo aver ricevuto. È il fondamentale che sta andando meglio per Cuneo e che sta diventando decisivo. Qui vedete l'alzata che parte da Esco per andare alta su Abbadi, vedete come il muro di Cuneo con i suoi tre uomini si piazza in modo pressoché perfetto, e qui c'è la prima murata che Padova in qualche modo rigioca, tra l'altro bene perché riesce in qualche modo a ricostruire, però vedete che gli uomini di Cuneo si sono subito rimessi in posizione. Esco cambia gioco, dà la palla dietro, prova a vedere se Abbadi non è passato, vediamo se passa Perazzolo, anche qui c'è il grandissimo muro, vedete il muro perfetto di Weismann, aiutato da Curti che arriva un po' in ritardo, altro muro che questa volta va a terra vincente, e questo fondamentale sta diventando veramente il fondamentale decisivo per la differenza tra le squadre. Da un palleggiatore all'altro per vedere come lavorano comunque bene questi ragazzi. Ecco la palla qui che parte dalla ricezione, ricezione che non è perfetta perché la ricezione dovrebbe andare al centro della rete, invece è molto spostata sulla rete. Andiamo a vedere, vedete Esco che corre verso la palla per arrivarci in qualche modo, e qualche modo, vedete, è con una mano, palla molto alta sulla rete, sarebbe andata nel campo avversario, quindi è molto bravo di uscire con una mano a toccarla. Però è anche bravo perché, vedete, questo è Curti, uno degli uomini a muro, tiene lì l'uomo a guardare la palla al centro della rete che potrebbe dare Esco, e questa è la prima parte del suo buon lavoro. Apriamo la camera e vediamo come Curti se n'è andato. Lui dà la palla davanti invece molto bene, purtroppo non viene sfruttata benissimo da Diz, però Esco aveva fatto una gran giocata. E di più Padova, perché comunque ha subito 12 muri, qui vediamo un'alzata di Esco che va su Diaz, che la gioca molto bene sulle mani, vedete, mani fuori, c'era il muro a due piazzato di Cuneo. Un'altra azione simile, sempre su alzata di Garghella, che arriva a Diaz, vediamo qui i tifosi di Cuneo già, però anche qui Diaz, vedete, su un muro piazzato in maniera perfetta, cosa fa? Gioca sulla mano esterna e spinge la palla out, conquistando un punto. Ecco, Padova avrebbe dovuto giocare molto di più sulle mani del muro, essere più attenta a non subire delle murate e anche a limitare i suoi errori. Ripeto, ci voleva, sia Bernardi che Anastasi se la cavavano molto bene ad usare il muro dell'avversario. Ha scovato una bella finta di Riccardo, fenomeno, eccolo qua. Vedete, lui è prima linea, in realtà cosa fa? Finta l'entrata, come si dice in gergo nella pallavolo, cioè di essere palleggiatore di seconda. In realtà il giocatore di seconda linea è Nascimento. Perché lo fa? Andiamo a vedere. Sull'appoggio ben fatto di Murillo, palla perfetta, vedete lui entra, il muro di Macerata dovrebbe accorgersi che, vedete, sbraccia tantissimo, vedete le braccia, carica quasi come uno schiacciatore, salta fintando il palleggio, però poi già si apre e va all'attacco con un attacco vincente. Questa è una finta costruita molto prima, facendo credere all'avversario che stai andando a palleggiarla, invece con una rincorsa da schiacciatore poi gliela schiacci.